Lei prima ci ha spiegato che queste nanoparticelle si depositano nei vari organi, nelle varie parti del corpo e lì scatenano malattie di vario genere, no? Ma forse probabilmente questo sarà ancora frutto delle ricerche, evidentemente. In che quanti, cioè, qual è la quantità che poi scatena la malattia? Aggiungo anch'io una domanda che si collega alla sua, no? Quali sono i meccanismi per cui si passa dalla presenza di queste polveri se sono la patologia? Questa è veramente una domanda e ho tolto il microfono a mio marito perché questa è una domanda a cui solo uno scienziato può rispondere. Scienziato di quello che sta nel laboratorio tutti i santi giorni. Ho finito la settimana scorsa un progetto europeo che io coordinavo di 3 anni ed eravamo in 10 istituzioni europee divisi in 6 paesi europei, tutti a studiare la nanotossicologia. Cosa significa? Significa che noi prendevamo delle nanoparticelle chiamate ingegnerizzate, cioè fatte dall'uomo in laboratorio, non quelle degli inceneritori, però sono simili a quelle, la chimica è diversa ma le dimensioni sono simili, le mettevamo a contatto con delle cellule e volevamo vedere se messe le polvere lì sulle cellule, le cellule morivano. Ci siamo accorti di qualche cosa di intrigante, le cellule non muoiono. Siamo andati più approfonditamente a vedere se queste nanoparticelle entravano in contatto con delle cellule. Alcune volte no, se ne stavano per i fatti suoi, ed è chiaro che la cellula, se non ha questo stimolo vicino, perché non importa niente, però ci siamo accorti che in alcuni casi, specialmente quelle metalliche, vanno sulla superficie della cellula, la oltrepassano, vanno dentro la cellula a contatto con diciamo, il motore primario di vita nostro e andavano a interagire, addirittura, però la cellula non muore, stanno lì dentro come corpo estraneo ma non muore. Poi ci siamo accorti che vanno addirittura a contatto col DNA. Io ho delle foto bellissime di nanoparticelle a contatto col DNA. Cosa significa? Significa che il DNA quando si riproduce per dare cellule figlie in qualche maniera può essere lesionato materialmente da queste nanoparticelle e ovviamente alterare la funzionalità delle cellule figlie. Quindi la cellula primaria tutto sommato non muore. Ci può essere un danno cellulare, sopravvive, diciamo, dà origine a dei figli, però poi qualche figlio non le viene bene. E addirittura abbiamo visto che c'è una superproliferazione di queste cellule. Cosa significa? Significa che se io ho delle cellule da sole, senza nanoparticelle, quelle si replicano per i fatti loro in un certo tempo. Quando io metto queste cellule a contatto con delle nanoparticelle, queste si replicano ma in maniera più veloce. E quello vuol dire cancro, o vuol dire cancro, perché il controllo, diciamo, della vita in qualche maniera viene alterato. Quindi in questo momento stiamo appunto andando a vedere i meccanismi, quelli più fini, raffinati, e per studiare questo ci sono delle macchine che costano moltissimi soldi. Cioè abbiamo un sacco di scienziati specifici di questo campo che studiano da un sacco di punti di vista la cellula, perché la cellula è piccolissima ma dentro ha un sacco di meccanismi, è il motore nostro della nostra vita. E queste nanoparticelle sono corpi strani che in qualche maniera ledono qualche cosa. E proprio una settimana fa ho fatto un esempio che diciamo è stato capito. La gente che è stata esposta all'amianto, che sono fibre piccolissime, adesso vengono considerate anche loro nanoparticelle, molto lunghe, ma la dimensione, una dimensione è nel campo del nano. Quando uno viene esposto alle polveri di amianto, le inala, ce le ha dentro,
però non muore. Anzi, se leggete la letteratura, dicono che dopo l'esposizione ci possono passare anche 12, 16, 20 anni. Ora, a un certo momento, il paziente comincia ad avere dei sintomi e da quel momento non c'è più niente da fare. La morte è programmata, però negli anni passati dopo l'esposizione queste persone ha mangiato, ha respirato, ha procreato, però la sua fine era già segnata, perché queste nanoparticelle dentro pian pianino hanno lavorato, hanno fatto delle cose fin tanto che poi il cancro è diventato così manifesto, è diventato, diciamo, ha interagito con altre funzioni in modo tale che la gente se ne accorta. Ma lui in quei 12 anni probabilmente ha continuato a proliferare, quindi c'è stato un danno, però non era un danno tossico. Io bevo del cianuro, cielo, muoio, dopo poco muoio. Quindi io la correlazione fra lo stimolo avuto e l'effetto la capisco, perché il tempo è molto breve. Nel caso di queste polveri il tempo può essere lungo, però è una sopravvivenza. Il danno è già stato fatto e prima o poi diverrà evidente, i sintomi diverranno evidenti, e da quel momento non c'è medicina che possa far qualcosa. La chirurgia può fare qualcosa perché le toglie tutta la parte malata con tutte le polveri e così via, però non è che si possono fare, non è che si può sperare di avere delle medicine che io prendo, quelle vanno lì, distruggono fisicamente la polvere e poi ristabiliscono lo stato di salute. Purtroppo non è così. Questa è una cosa che ormai abbiamo capito. Queste polveri, quelli dell'inceneritore, hanno una chimica particolarissima e non sono biodegradabili. Una volta dentro rimangono. Meccanismi nostri di espulsione fisica di queste polveri non ne conosciamo.